Passiamo alla macro categoria studi e boutique legali e professionali. La categoria è quella di diritto societario. Il premio: boutique di eccellenza dell'anno diritto societario, gestione della crisi d'impresa. La motivazione: per la consolidata preparazione e competenza dello studio nelle diverse aree legali, per l'eccellente esperienza maturata dal fondatore in materia di diritto civile, per la capacità di garantire la propria assistenza ai clienti coinvolgendo l'intero team e collaboratori, assicurando così la massima tutela legale al cliente. Il premio va a Studio Legale Sabatini. E volutamente non l'ho nominato nella motivazione, ma abbiamo con noi, e lo invito a salire sul palco, il founder e titolare Saverio Sabatini. E ovviamente la motivazione si riferiva proprio a lei, ma adesso la leggiamo nuovamente. Benvenuto. Grazie, grazie. Benvenuto, questo è naturalmente il premio per tutto il team. Ecco, lo può mostrare a favore di telecamera per i nostri telespettatori e per i nostri fotografi che documentano tutto quello che accade qui sul palco di Palazzo Mezzanotte oggi. Allora, la invito a sedersi e intanto le chiedo un commento a caldo per questo riconoscimento. Beh, è stato difficile trattenere l'emozione, perché quando ha letto la motivazione mi ci sono rivisto, quantomeno in quelli che sono gli sforzi che vengono profusi ogni giorno per arrivare a questi risultati e essere premiati tutti i giorni dal cliente, perché quella è sicuramente la prima soddisfazione. E poi ricevere questo anche inaspettato premio è sicuramente un riconoscimento che spero di meritare nel tempo e che ad oggi mi inorgoglisce tanto. Bene, beh, come ha detto lei, il primo premio arriva proprio dai clienti e poi sono loro che, insomma, in qualche modo le hanno permesso di essere qui oggi, no? Perché poi è una catena. E peraltro nella motivazione viene messa in evidenza questo rapporto con il cliente su cui lei punta tutto, perché trapela immediatamente. Le posso chiedere subito, visto che è così importante il rapporto col cliente, come e quanto è cambiato durante quest'anno? Cioè, cosa avete dovuto fare come team e anche grazie ai suoi collaboratori? È cambiato tanto, è cambiato veramente tanto, perché l'abitudine era quella di ricevere il cliente, in un certo senso di abituarlo a un certo tipo di attenzioni, di tempo. Non nascondo che a volte c'è anche il pranzo piuttosto che la cena, momenti anche conviviali che rafforzano il rapporto col cliente e sono venuti meno. Quindi è stato tutto questo surrogato dal telefono. Dal telefono, dalle piattaforme, ma non è uguale, perché secondo me abbiamo perso anche delle opportunità. Certo. Perché è anche incontrandosi e parlando anche al di fuori della pratica in sé per sé che nascono delle opportunità, e questo è mancato. Spero che torneremo a rivivere certi momenti, ma credo che molte cose non cambieranno rispetto a quello che è accaduto nell'ultimo anno. Quindi io credo che abbiamo imparato anche a ottimizzare il tempo, e quindi le call, gli incontri su piattaforme, questi credo che rimarranno, e non è necessariamente un bene, perché è vero che si ottimizza dal punto di vista del tempo, ma non è altrettanto vero che questo genera quell'afflato col cliente che invece è uno dei punti di forza di uno studio, comunque di una città piccola come la nostra, perché noi siamo di Ancona, una città in cui, diciamo, una provincia in cui ci si conosce, il nome gira facilmente, è altrettanto facile non solo arrivare al successo ma anche perderlo. Certo. E quindi va coltivato il rapporto. Ma poi si dice, da cosa nasce cosa? Il classico esempio, quando si va in un posto e poi magari si conosce un'altra persona, si incontrano persone, certamente. È il passaparola. Dovremmo essere bravi noi, visto che parliamo di eccellenze su questo palco, a riuscire a far quadrare un po' tutto. Sarà facile, a fare rete, esatto, è diventato poi il must assoluto. Poi il premio che lei riceve oggi è quello di boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario, gestione della crisi d'impresa. Anche qui troviamo, insomma,
il fulcro di quello che è accaduto durante quest'anno, quindi una gestione d'impresa, della crisi d'impresa che è stata insomma pressante, no? La materia è quanto mai attuale. Anzi, in realtà ci saranno delle riforme a breve, perché l'accesso anche alle procedure di composizione della crisi dovranno essere molto più agevoli ed economiche rispetto a quelle attuali. In realtà la materia della crisi d'impresa, oltre ad essere attuale, oltre ad essere una di quelle che sicuramente hanno contribuito in maggior misura al successo dello studio, oltre a questo, ecco, per me la materia principe è proprio il diritto societario. Cioè, per noi il core business dell'attività è il mondo dell'impresa. Non disdegno il privato, ci mancherebbe altro, ma è un altro tipo di cliente. Sì, di gestione. È un altro tipo di pratica, ma è anche un altro tipo di impegno. Cioè, paradossalmente, più è grande la pratica e più è importante la società, il cliente, e più è facile il rapporto. Sul privato chiaramente le cose invece cambiano, quindi il focus per noi è quello. Ok, senta, un'ultima domanda, come ormai siete nel mirino del nostro osservatorio delle Fonti Awards, che insomma ci tiene anche proprio a conoscere da vicino, come stiamo facendo oggi con lei, le realtà virtuose del nostro territorio, se doveste essere riselezionati per il prossimo anno? Mi piacerebbe portare anche i miei partner. Perché no? Anche piacerebbe, perché insomma l'anno prossimo ci auguriamo che tutto possa avvenire. No, spero che questo accadrà, spero che verremo ricandidati e spero che ci sarà l'evento che tutti auspichiamo che ci sia, e in quell'occasione mi piacerebbe portare il gruppo, perché in realtà non tutti, perché siamo più di 20. Però insomma, ecco, quantomeno i partner, però vediamo, quantomeno vediamo i partner mi piacerebbe, perché li devo evidentemente ringraziare per tutto quello che fanno quotidianamente. Intanto porti questo premio, lo può prendere a questo punto, mentre io la ringrazio e la saluto e ricordo Studio Legale Sabatini con il founder e titolare Saverio Sabatini per la boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario, gestione della crisi d'impresa. Complimenti. Grazie.